Domenica 21 marzo a Lodrino, il Vescovo ha presieduto la messa per la zona pastorale ventesima. E la comunità attende il Vescovo con tanta trepidazione, con entusiasmo, si è preparata anche proprio attraverso dei momenti nei quali si potesse riflettere su questo. E certo, siamo sempre in queste difficoltà sanitarie, problemi ce ne sono per tutti e per tutte le famiglie, però siamo qui a chiedere proprio al Signore la forza che ci dia sempre il dono della speranza per andare avanti nel suo nome e attraverso testimonianza la parola del Vescovo chiediamo a lui, pastore della nostra diocesi, successore degli apostoli, la forza e l'entusiasmo per vivere il nostro essere cristiani nonostante le difficoltà che ci sono. La piccola comunità valtrumplina, guidata da Don Viatore Vianini, seppur con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, ha cercato di continuare a camminare accanto alle persone. Ringrazio i ragazzi e le ragazze che mi hanno salutato, saluto il signor sindaco, saluto anche Leonardo, il vicario di questa valle e saluto tutti voi. Fa molto piacere essere qui. Sapete, in queste domeniche io ho piacere di celebrare l'Eucaristia nelle varie zone pastorali e allora si sceglie una parrocchia di queste zone pastorali e si viene e così io sono qui quest'oggi, qui a Lodrino. Non c'è una ragione particolare, però a me piace anche farmi presente quando la vita è normale, quando le domeniche sono quelle che si celebrano normalmente. Poi, come è stato giustamente ricordato, stiamo vivendo un momento non facile, non siamo ancora usciti da questa esperienza direi dolorosa e anche piuttosto pesante del contagio, questo contagio che improvvisamente ci ha colpito. Qualche luce alla fine di questa galleria un po' buia, il Signore ci aiuterà a uscirne. Adesso si tratta di essere forti, di sentirci molto uniti, sentirci davvero comunità. Diverse le iniziative pensate per vivere al meglio la Quaresima.